Eccoci qui. Voglio darvi piccoli compitini casalinghi da poter fare in questo periodo così limitante. Per cui in casa, davanti a una finestra, iniziamo. Io adesso ho il tramonto, sono così fortunata da potervi salutare con questo meraviglioso tramonto, ma appena sveglia la mattina, davanti a una finestra, aria fresca nei polmoni e iniziamo la nostra giornata con questi 2 minuti, quindi proprio qualcosa di veramente semplicissimo e molto veloce, per cui poi si prosegue per le proprie attività. Ecco come iniziare bene la giornata, davanti ad una finestra aperta, respirando profondamente, le ginocchia morbide, apriamoci verso il cielo, allunghiamo, braccia dietro, tiro, vengo in avanti, gambe tese, rilasso le braccia e piego le ginocchia, stendo, piego. Senza forzare, la testa è abbandonata in avanti, il collo rilassato. Ora piego e mi accovaccio a terra, rilassatissima. Questo allunga la schiena ed è molto, molto d'aiuto per tutte le tensioni. Srotolo e vengo su. Circonduzione della testa molto completa che va a coinvolgere sia il collo che le spalle e la parte superiore del torace. Mai bloccare il respiro durante questi movimenti, anzi, approfondirlo. Qui questo saluto al sole un po' orientale comincia appunto a prendere le connotazioni dell'Oriente, dove le braccia sono come delle alghe marine o come dei rami che si muovono al vento, per poi durante la giornata proseguire il riscaldamento. Gambe aperte, ginocchia rilassate, tiro verso l'alto e poi mi svuoto come un palloncino, prendo aria, via l'aria, mi allungo su verso l'alto, tirando, tirando. Mi abbandono verso il basso, stendo, piego, stendo, piego. Collo molto sciolto, la testa assolutamente abbandonata, ciondolo di qua e di là, con il peso delle braccia che mi aiuta a rilassare ed allungare tutta la parte superiore del corpo, sempre con la testa abbandonata e mai smettendo di respirare, gradualmente vengo su. Laterale, respiro, ginocchia piegate, via l'aria, prendo aria, spalle basse, prendo aria, il bacino ferma possibilmente tutta la parte superiore del corpo, spalle basse quando faccio il movimento delle braccia. Spalle basse. Cerco di coordinare il movimento del bacino con il movimento delle braccia. Da una parte e dall'altra. Questo è un massaggio per la schiena, fatelo nella massima rilassatezza. Mai smettere di respirare con consapevolezza. Gambe tese, completamente tese le ginocchia. Piccolo scemi del petto e mi preparo alla seconda fase di riscaldamento. Questo è un riscaldamento di base che contiene tutti i movimenti appunto basilari della danza orientale. Qui alterniamo il lavoro delle caviglie con il lavoro delle braccia e del busto. Il lavoro del costato è molto importante per riuscire a acquisire una certa scioltezza e le mani e le braccia lavorano sempre con molta morbidezza. Ovviamente poi il lavoro delle mani è da affrontare
separata sede, sono molto importanti le mani per le danzatrici. Qui di profilo vediamo il movimento appunto della mezza punta, sollevo, apro, giù. Spalle basse, questo è importante, collo lungo. Ora cerchiamo di mantenere ferma la parte superiore del corpo e con il bacino faremo diversi movimenti. Altra cosa difficilissima è riuscire a muovere il bacino, la parte inferiore del corpo in un certo modo e alternarlo, abbinarlo al movimento delle braccia. Quindi, qualora aveste problemi a fare entrambe le cose insieme, bloccate le braccia, rimanete ferme, fate soltanto il lavoro del bacino. Quando siete sicure che il movimento del bacino è acquisito, ci abbiniamo dei semplici movimenti con le braccia. Questo è l'otto. Con il bacino disegno un otto che va verso fuori. Lo disegno in esterno. Qui invece cambio sempre un otto, ma lo disegno all'interno, per cui si chiama otto in dentro, è un po' più difficile. Anche qui vale lo stesso discorso, che nel momento che ci sentiamo sicure possiamo cercare di muovere le braccia senza interrompere il movimento del bacino. Mano a mano, questa è una qualità molto importante da acquisire, lavorare con braccia e mani senza alterare il movimento che sto attuando. Questi sono degli scatti laterali, sempre piegate le ginocchia, ma le porto in fuori senza stenderle del tutto. Doppio, doppio. Questo è l'otto con lo scatto, quindi sempre un po' il movimento del bacino che disegna un otto, ma con lo scatto più ravvicinato e con l'aggiunta delle mani, il lavoro delle braccia che accompagna lo scatto laterale del fianco. Ah, questo è basilare, questo è un massaggio per la schiena meraviglioso. È praticamente un piccolo cerchio del bacino da eseguire con morbidezza e continuità. Anche qui, quando mi sento sicura, posso abbinare il movimento delle braccia con le spalle basse. Quando alzo le braccia, tenere basse le spalle. Questo si chiama fiocchetto, è una sorta di otto in verticale. In esterno, voi vedete che tiro sul fianco e lo appoggio lateralmente disegnandolo in esterno. Qui il contrario, questo è all'indentro, chiamato anche fiocchetto oppure otto verticale in dentro. Cerchiamo di tenere ferma la parte superiore del corpo e questi sono i movimenti di base per scaldarci e iniziare a provare a fare qualcosa di più difficile. E ora passiamo a uno dei movimenti base della danza del ventre, della belly dance, lo shimmy, che vuol dire tremolio. Cosa significa? Che io devo con le gambe molto morbide, le ginocchia flesse, mandare sull'energia al corpo, al bacino e far sì che si crei questo movimento, questo tremolio che può essere limitato al bacino, così anche poi salire a tutto il corpo. Lasciatevi andare, liberate le energie. Cominciamo lasciando andare via tutte le tensioni con energia. Scrolliamo via tutte le nevrosi e i blocchi muscolari, pronte a iniziare questo movimento molto faticoso. Bisogna veramente essere allenate per riuscire a tenere svariati minuti questa dinamica così piena di energie, dove c'è una commistione di rilassamento del bacino, ma anche grande energia data dalle gambe. Qui ci sono delle variazioni che si possono fare sempre sulla base del tremolio. Qui sono degli scatti laterali in avanti, con tempi che possono variare appunto. Tum, ta, tum, tum, ta. Questa è una camminata con scatto che serve anche appunto a spostarsi e si abbina alle braccia. Respirate sempre profondamente perché altrimenti il mal di milza è assicurato. Saltello, scatto di petto, saltello e questi accenti sono molto frequenti nella danza. Qua ci riposiamo un attimino, questo non è proprio lo shimmy, è un passo con cui ci si può un attimino riposare. E anche quest'altro apro,
chiudo, apro, chiudo, sempre con la rotazione del bacino, che è un po' più graduale, un po' più lenta. Invece qua ricominciamo con lo chemin, in questo caso con la posizione del piede classica davanti, in quarta posizione. Ecco lo chemin del petto, cambio gamba. Tenere forti gli addominali, molto forti, per riuscire a fare uno chemin continuo. Scatti, questo è il ponte, alzo. Io sto mostrando, diciamo, delle variazioni così estemporanee, poi è chiaro che per studiare i passi singolarmente vi aspetto al mio video corso, quello completo. Qui è un accenno, questo è un passo camminato, apro, chiudo con lo chemin del petto. Apro, chiudo con lo chemin del petto. Gambe chiuse, sempre scatto laterale, rotazione piegando e estendendo, aprendo e chiudendo. Questa è un'altra variazione con cui riprendere magari un po' di fiato. Ultimo sforzo, questo è uno chemin camminato sulla mezza punta, è molto bello, non è neanche troppo difficile, per, diciamo, dare l'ultima sferzata di energia e salutarci alla prossima puntata.